Robert Lee, un giovane universitario della California State University, ha tirato un bello scherzetto ai suoi genitori. Dopo averli invitati al loro ristorante cinese preferito, gli ha dichiarato candidamente che avrebbe lasciato l'università per dedicarsi al professionismo nel mondo dei videogiochi. Una follia? Non proprio. Se vostro figlio ha talento, l'essere un game player professionista può far guadagnare molto, anzi moltissimo. I tornei sono tantissimi ed i premi arrivano a sfiorare i 5 milioni di euro, proprio perché intorno ai giochi c'è un'attenzione incredibile. La finale di League of Legends, il gioco di cui Robert Lee è campione, è stata vista da più di 32 milioni di persone. L'evento di Los Angeles ha riempito lo Temple Center con i suoi 18.000 posti. Come riporta Mashable, lo scorso mese più di 200.000 persone hanno assistito alla finale di Dota 2. Un mondo sconosciuto, sommerso e totalmente virtuale, al quale i giovani si avvicinano osservando le partite dei campioni direttamente online. Ogni giocatore costruisce la sua fama in rete distribuendo video sulle proprie tecniche di gioco e vincendo tornei. Il budget di realizzazione di un videogame è prossimo a quello di un film hollywoodiano. Un singolo gioco costa diverse decine di euro, un mercato tutt'altro che in crisi. Testate il talento di vostro figlio. In Europa, come negli USA, c'è una liga, la ESL. Il videogioco si sta avvicinando sempre più al mondo dello sport, con allenamenti, squadre amatoriali e leghe. Beh, mancano solo i nostri campioni.